Ciao, ciao a tutti, oggi un video tutorial, la mia nuova creazione, gli orecchini foglia. Li ho chiamati in questo modo non per il colore ma per la loro forma. Come ben sapete, forse non ho fatto nessun orecchino tondo ma tutti che abbiano angoli, non so perché. Questi orecchini sono molto semplici da realizzare. Però secondo me hanno un effetto molto molto bello. Spero che lo realizzate in tanti e fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti, ciao e alla prossima. Ci occorre per un orecchino 4 Diamond Duo di questa colorazione. 4 di questa colorazione, delle Super Duo di questa colorazione, dei cipollotti. Io sto usando questi che sono di un verde sfumato con l'argento, delle Rocaille 110 e 150 della Miyuki. Sto usando questo semplice filo della Sono. Ho inserito già sul lago una tile alternata con una 15, una super duo, una 15, una tila, quindi 4 e 4. Ho chiuso a cerchio, ho fatto il nodo e ripassato nella lavorazione. Ora sto uscendo da una tile. Quindi inserisco sul lago un cipollotto e una 15-0 e vado nella Diamond Duo. Di nuovo una 15, un cipollotto e vado nella tile. Qui prendo due super duo, una 15 e mi inserisco nella Diamond Duo, una 15, due super duo e vado nella tila. Questa è la sequenza che faremo. Quindi adesso metteremo di nuovo i cipollotti come ho fatto da questa parte e da questa parte di nuovo le super duo. Ci vediamo alla fine del giro dopo aver passato di nuovo nella lavorazione. Finito il giro e ripassato, ci troviamo in questo modo. Questo è il risultato che avremo. Quindi esco dalla 15-0 dove sta il cipollotto. In questo modo inserisco una 15, una 11 e una 15 e vado sempre nella 15 e esco dal cipollotto. In questo modo. Ora prendiamo una 15, un altro cipollotto e una 11 e vado nella super duo. Tra le super duo inserisco un cipollotto e tra questo spazio qui una 11, due super duo e una 11 e mi inserisco nell'altra super duo. Ancora un cipollotto ed esco dalla super duo. Ora una 11, un cipollotto e una 15 ed entro nel cipollotto ed esco dalla 15-0. Faccio la stessa lavorazione che abbiamo fatto da questa parte, quindi una 15, una 11 e una 15, mi inserisco nella 15 nel cipollotto e continuo. Una volta finito il giro, bisogna ripassare di nuovo nella lavorazione. Ci ritroveremo con questa lavorazione. Ora usciamo da questo cipollotto, 3 rocaille
15 0 e andiamo nella super duo, una super duo, e ci inseriamo nell'altra super duo di nuovo 3 11 0 15 0 scusate, entriamo anche nella super duo e torno indietro per fissare bene, rientro di nuovo nel cipollotto, nelle 3 15 0 per fissare bene la super duo, ripasso nelle 3 15 0 e mi porto con il filo sopra. Risaliti, usciamo da questo cipollotto, mettiamo uguale 3 15 0 e andiamo nella super duo. Dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui sotto, una super duo e 3 15 0 e vado nel cipollotto, entro anche nella super duo come abbiamo fatto prima e ritorno indietro, entrando nella super duo, nel cipollotto, nelle 3 15 0, ripasso questa lavorazione di nuovo nel cipollotto e nella super duo, ritorno sempre nella super duo e risalgo per andare sopra la super duo dove faremo il cappietto per la non monachella. Quindi fatto qui, entro in questa, prendiamo 7 15 0 6 e 7 e rientro dalla parte opposta nella super duo, questo modo. Ora dovremmo ripassare un paio di volte, 2-3 volte in questo cappietto. Una volta ripassato almeno 3 volte, ritorniamo per rinforzare queste super duo. Io ripasso in queste due in questo modo e ritorno su passando tra queste, 1 bene, questo è il nostro orecchino, molto semplice e veloce ma molto molto carino. Con questi orecchini foglia vi lascio una buona vacanza a tutti, spero che il tutorial vi piaccia e quindi che ne realizzate tantissimi di questi orecchini. Ciao e alla prossima, un bacione a tutti, ciao.